Amici, oh, ma che piacere ritrovarvi qui nello studio. Eh sì, vacanze? Termine, se finì, basta. Boh, non ne facciamo più. E allora siamo qui io e il mio fedele Blusbaldo, che continua, come vedete, a essere sempre molto stanco. Siamo qui perché stiamo risistemando un po' lo studio e stiamo mettendo a posto le webcam. Che ci serviranno per le nostre dirette del martedì mattina. Allora, il giorno non lo cambiamo, l'orario non lo cambiamo, rimaniamo sempre al martedì, sempre alle 9:30 e spero che non cambiate neanche voi la vostra giornata per stare con me, nel senso che vi tenete liberi per stare con me. C'è sempre un po' di lavoro da fare, sapete che insomma bisogna anche un po' cercare di sistemare quelle che sono le webcam, dove poterle mettere, dove si ha effettivamente la visuale migliore, capire poi se funzionano, perché sapete che ogni tanto poi non mi funzionano e io vado nel panico, quindi è meglio che faccio tutto in anticipo per poter essere sicura di iniziare la nuova stagione. Quindi questa sarà sicuramente qui. Oh, mamma mia, quindi dovremo metterla più o meno così. Poi ce ne sarà un'altra che sarà qui, ma come sempre andiamo a fare un po' di stretching. Ah, a proposito di stretching, ve lo dico in anteprima. Mi sono iscritta in palestra, ebbene sì. Quindi al mattino, perché non ho abbastanza cose da fare, ma mi piace, mi sono iscritta in palestra 2 volte a settimana, barra 3, alle 7 del mattino. Lo so, da pazzi, però dà un'energia pazzesca. Quindi lo stretch lo facciamo qua con le telecamere e anche in palestra con un po' di ginnastica. Così potrete raccontarmi anche voi, insomma, i vostri appuntamenti, magari mattutini alle 7, che cosa fate alle 7? Potrebbe essere l'inizio dei nostri appuntamenti effettivamente mattutini. Va bene, detto questo, insomma, prima o poi una sarà qua, una tornerà a essere qua perché anche quest'anno, anche al nostro appuntamento di quest'anno torneremo insieme ai vinili, quindi passeremo di nuovo il vinile, cercheremo qualche curiosità, naturalmente anche sotto i vostri suggerimenti, parleremo di viaggi, anche perché abbiamo appena finito le vacanze, quindi i viaggi devono essere in qualche modo tirati in ballo, in considerazione. E poi parleremo di tante cose, ma come sempre sono curiosa e sarò curiosa di ascoltare quello che avrete da raccontarmi. Chissà se nel frattempo quest'estate qualcuno di voi ha cambiato qualcosa, vi ricordate? Qualcuno insomma aveva deciso di cambiare lavoro, qualcuno anche come vacanza non sapeva se andare in estate, se andarci adesso, qualcuno era un po' titubante, insomma su cosa fare della propria vita. Insomma, ognuno di noi poi alla fine ha 10.000 idee e pensieri che frullano per la testa. Allora, appunto, il martedì mattina per raccontarci tutte queste cose. Tra le altre cose, faccio un rewind. Torno indietro. Ah, dovrebbe essere. Non mi ricordo come si fa rewind. Comunque, torno indietro. E a proposito di vinili, visto che vi ho detto che passeremo nuovamente qualche vinile, ecco, facciamo così: lanciamo subito questa richiesta. Il prossimo martedì, in cui inizieremo di nuovo le nostre trasmissioni, sapete che facciamo? Facciamo che passeremo un vinile che voi mi avete richiesto. Quindi, però, un vinile particolare, che abbia una copertina particolare, che abbia una storia da raccontare. Ecco, a chi insomma mi darà questo suggerimento, lo prenderò in considerazione per raccontare quel vinile, per iniziare così la nostra nuova stagione insieme nel nostro appuntamento del martedì mattina. Detto questo, insomma, come sempre, scrivete, scrivete, e spero di vedervi numerosi come siete stati fino alla pausa estiva che non è che vi ho proprio lasciato da parte, ho raccontato qualcosina, qualcosa devo ancora raccontarvi di cosa mi è successo quest'estate, ma poi lo faremo naturalmente insieme. Ok? Quindi vi aspetto, io continuo qui a sistemare un po' le mie cose. Vi aspetto quindi martedì,
con un vinile che in qualche modo avete anche un po' deciso di lanciare con una copertina curiosa, e poi l'orario è sempre lo stesso, non cambiamo, 9:30, prendiamo un caffè insieme, io magari ne ho già preso uno alle 7, come si dice, dopo la palestra, anzi o alle 8, ma insieme prendiamo un altro caffè, piuttosto io lo prendo d'orzo, così non mi fa troppo male. Va bene, vi aspetto. Un bacio, grazie, grazie, grazie.